Buonasera a tutti e a tutte. Comincio con i ringraziamenti, prima di tutto ai colleghi e alle colleghe che sono presenti qui e poi naturalmente all'ospite d'onore Paola Cortellesi, regista, sceneggiatrice e interprete di C'è ancora domani. E naturalmente alla produzione di questo film, ci hanno fatto l'onore di essere qui oggi ed è davvero un bellissimo regalo per tutti e tutte noi. E poi saluto gli istituti scolastici che sono qui e partecipano con una loro rappresentanza, l'Istituto Magistrale Vittoria Colonna, l'Istituto Magistrale Margherita di Savoia e l'Istituto Hegel, tutti e tre di Roma. Come sapete ci apprestiamo a celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Lo scorso anno l'abbiamo fatto ascoltando le voci di donne afghane, ucraine e iraniane. E naturalmente non dimentichiamo il nostro impegno per l'emancipazione che va oltre i confini del nostro paese. Però per rinnovare quell'impegno serve comprendere da dove veniamo, la strada che abbiamo fatto, chi l'ha aperta e le conquiste che vanno difese. E anche quelle che sono ancora da portare a casa, anche qui nel nostro paese. Penso al gap occupazionale di retribuzione. In Italia le donne guadagnano ancora in media il 30% in meno degli uomini a parità di mansioni. Alle disparità nel lavoro di cura, l'80% dei congedi è ancora richiesto dalle donne. Alla negazione di quel che è scritto nella legge 194, ai tentativi di cancellarla, più o meno espliciti. Alla violenza di genere, ai femminicidi, a Giulia Cecchettin e a tutte le altre, già 17 dall'inizio dell'anno. In questo palazzo, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, c'è una sala che si chiama Sala delle Donne, è stata voluta dalla Presidente Boldrini e lì ci sono le foto delle prime donne amministratrici, quella della prima donna ministra, della prima donna presidente della Camera e del Senato, della prima presidente del Consiglio. E poi c'è uno specchio e sotto c'è scritto Presidente della Repubblica. E ogni volta che una bambina o una ragazza si fermano davanti a quello specchio, vi assicuro che è una meraviglia vedere la loro reazione. Nel leggere lì sotto potresti essere tu, perché vedono la loro immagine e ci credono. E ci credono perché le foto di tutte le altre donne stanno lì a confermare che è possibile, che davvero la prossima donna, la prima donna Presidente della Repubblica potrebbe essere una di voi, potrebbe essere una di quelle bambine che si fermano davanti a quello specchio. E io credo che questo film di Paola Cortellesi funzioni un po' come quello specchio, uno specchio magico, come magica sa essere solo l'arte, e uno specchio che a chi lo guarda sembra proprio dire potresti essere tu, anzi sei tu, quella ragazza, quella donna, sei tu. Allora immagino che per qualcuno di ragazzi che oggi sono qui, magari anche per qualche collega, sia una prima visione, quindi io mi impongo di evitare spoiler. Io l'ho visto al cinema come qualche milione di italiano, visto il successo che ha avuto. E la ragione per cui ho insistito per avere qui oggi Paola Cortellesi, e davvero la ringrazio moltissimo per aver accettato questo invito, è che per me questo film è stata l'occasione per ricucire tanti fili. Il primo è il filo delle radici, quello che ci connette alla nostra storia. E parlo della storia piccola, quella che poi fa la storia grande, perché, come canta De Gregori, è la gente che fa la storia. E le donne di questo film somigliano alle nostre nonne, anzi, sono le nostre nonne, quelle che si sono scoperte protagoniste e non più comparse, e che esercitando quel ruolo da protagoniste ci hanno consegnato l'enorme eredità della libertà, dell'autodeterminazione. Il film ce le riporta qui, vicine, contemporanee, sorelle, mi viene da dire. Il secondo filo è quello che ci lega all'arte, che è una cosa umanissima, fin dall'inizio dei tempi, questo bisogno di creare qualcosa, un graffito, un disegno, un dipinto, un racconto, per dire la realtà, ma insieme qualcosa che è più della realtà. E dell'arte abbiamo da sempre bisogno, tanto quanto abbiamo bisogno della realtà.
E questo film riesce nell'obiettivo dichiarato di farci riflettere, ma anche immaginare, in qualche modo sognare. Ci trasporta dentro una storia che è la nostra storia, mostrandoci tutta la durezza della realtà, attraverso la lente però della leggerezza. E ho letto in un'intervista a Paola Cortellesi, molto bella, che quella leggerezza è proprio la leggerezza di Calvino, che non è superficialità, ma è planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Grazie a quella leggerezza l'arte qui riesce a diventare speranza, direi quasi spinta. E quindi arriviamo al terzo e ultimo filo, il filo della politica. Quando sono andata al cinema avevo letto molte recensioni e quindi mi aspettavo anche di vedere rappresentato qualcosa che c'entrasse con il mestiere bellissimo, difficile, che abbiamo l'onore e l'onere di fare qua dentro. E sono entrata anche volendo ricercare la ragazzina che a 18 anni il venerdì preferiva la riunione al circolo, come tanti di noi, alla discoteca con gli amici. E devo dire che sono uscita dalla sala tenendola per mano e quindi spero che l'urgenza che ho provato io di proiettare qui con le scuole e quindi con i ragazzi e le ragazze questo film arrivi a chi lo guarda nello stesso modo in cui è arrivato a me, cioè una riscoperta del senso profondo delle battaglie politiche che noi facciamo, delle conquiste che spesso ci appaiono scontate persino a noi che facciamo questo mestiere e che invece hanno bisogno di noi per essere difese e di tutta la strada che abbiamo davanti che dipende da tutti e tutte noi. Perché le conquiste che abbiamo ereditato sono non casuali, ma il frutto del coraggio, della determinazione, della lotta di donne e uomini rispetto ai quali ci sentiamo e siamo, come nani sulle spalle dei giganti. E qui mi viene in mente il lavoro della Fondazione Iotti, prima presidente donna della Camera dei Deputati, sulle 100 leggi volute dalle donne che hanno cambiato l'Italia, dal divorzio alla cancellazione del delitto d'onore, alla tutela delle lavoratrici madri e così via. E allora oggi guardiamo questa pellicola così, come a voler salire su quelle spalle di giganti per vedere più lontano e guardandoci incontro scopriremo, come canta la canzone del film, quanta gente c'è intorno a noi, pronta come noi a fare la propria parte e a costruire un futuro migliore di libertà, di democrazia, di parità, che dipende da noi tutti e tutte, perché il problema dell'altro è uguale al mio e sortirne insieme è la politica. E in questo senso il film straordinario di Paola Cortellesi parla anche, soprattutto, di politica. E adesso a lei, che ringrazio ancora, lascio la parola. Davvero grazie per essere qui. Sarò breve. Gentili onorevoli, gentili ospiti, buonasera. Voglio anzitutto ringraziare la vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani per aver scelto di proiettare C'è ancora domani in questa sede, oggi per l'8 marzo in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Sono onorata di essere qui con il mio film, con il quale ho voluto raccontare i diritti negati, ma anche i diritti conquistati. Gli stessi che consentono a voi, e mi rivolgo agli onorevoli, di sedere in Parlamento e a tutti i cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ad accompagnarmi oggi ci sono i miei produttori, Mario Gianani, Andrea Scrosati, Antonella Del Rico, Vision Distribution, che ringrazio per aver fortemente voluto produrre in collaborazione con Sky e Netflix questo mio primo film, che sulla carta per tema trattato, ambientazione e stile narrativo non era certo la promessa di un sicuro successo, ma che grazie alla loro tenacia è potuto venire alla luce. Ad animare loro e tutti noi è stato il desiderio di affrontare un tema, quello della violenza contro le donne, che mi sta molto a cuore e che certamente sta a cuore a tutte e a tutti voi che avete l'onore e la responsabilità di sedere in quest'aula. Consentitemi di approfittare del temporaneo privilegio di parlare qui oggi per auspicare da comune cittadina che al di là degli schieramenti politici
che rappresentate. Saprete procedere uniti per far sì che le nuove generazioni ricevano lungo tutto il percorso scolastico un'adeguata formazione all'affettività e al rispetto, affinché imparino sin da piccoli che amare non significa possedere o subire. E la violenza maschile sulle donne cessi di essere l'indegno fenomeno sociale che ogni giorno affligge il nostro Paese. Grazie, quindi buon lavoro a chi lavora. E adesso buona visione. Grazie.